Ultime chance per il Gladiator di agganciare il treno a salvezza diretta dopo la grande rimonta del Cicciano e fanalino di coda il team di Ciro Russo contro un Fuzzasbarra invece che ancora deve conquistare la certezza matematica di restare in Serie C1. Andiamo a vedere le fasi salienti del match con gli ospiti che vanno vicinissimi al gol in più circostanze. All'inizio della partita qui un doppio salvataggio della difesa sammaritana, gol che arriva dopo quest'altro tentativo di Nene che finisce sul fondo e con quest'altra parata dell'estremo difensore locale. Eccolo il destro di Pepe sotto la traversa al 15° per lo 0-1. Il Gladiator che impatta subito al 19° con questa bella iniziativa di Salvio, la rete con il destro sotto la traversa, poi dilaga lo sbarra in chiusura di prima frazione, il gol di Contursi per l'1-2, quello di Tommasone per l'1-3, poi il rigore che vediamo di Nene per l'1-4 al 30°, c'è anche il tempo per l'1-5 di Veneruso quando il cronometro dice che è finita la prima frazione con questa conclusione deviata che spiazza l'estremo difensore locale. Arriva anche il gol di Palmieri del Gladio del 2-5, di Tommasone del 2-6, quello di Sorbo del 3-6, poi il Gladiator che prova a recuperare nel finale ma non c'è più nulla da fare perché lo sbarra di Laga tiene il punteggio ovviamente con la certezza del grande margine di vantaggio acquisito. C'è il gol di Nenè del 3-7 al 45°, quello di Cretella, un ex che non esulta, del 3-8 al 48°, quello di Sorbo poi al 51° del 4-8 e poi a fissare il punteggio definitivo Palumbo per la rete del 4-9. Con lo sbarra che conquista 3 punti importanti e il Gladiator ormai in piena crisi di risultati di punteggio per la salvezza è davvero dura. Ah, per noi è stata una vittoria sicuramente importante perché viene dopo un periodo di crisi tra virgolette, quindi avevamo bisogno di questi punti soprattutto per il morale. E quindi siamo entrati in campo con determinazione per cercare la vittoria che alla fine è arrivata, meritatamente credo. Purtroppo sì, siamo ancora una volta a commentare un'altra sconfitta contro una squadra che comunque non è alla nostra portata perché ha degli ottimi elementi di rosa, quindi che lotta per tutt'altre altre posizioni. Abbiamo messo l'anima, abbiamo giocato bene i primi 10 minuti, un quarto d'ora, poi come al solito appena prendiamo qualche gol ci disegniamo, qualche ragazzo in più oggi in squadra, però siamo ancora lì purtroppo a commentare ancora una volta, però comunque tireremo le somme alla fine, lotteremo fino alla fine come giusto che sia e non molleremo mai.